Sono le urla di uno dei migranti portati via questa mattina dalle forze dell'ordine italiane al confine tra Italia e Francia, nella zona degli scogli di Ponte San Ludovico. Uno sgombero a sorpresa, iniziato alle 7:30, neppure il sindaco era stato avvertito per spezzare la resistenza dei 150 immigrati che dura ormai da 4 giorni. Chi non accetta di essere portato in stazione nello spazio di accoglienza temporaneo, creato per gestire l'emergenza, viene preso di peso e messo sui pullman della Croce Rossa. Urla, rabbia contro le forze dell'ordine, dai migranti che fuggono sugli scogli, mentre i pullman della Croce Rossa sono lì davanti, pronti a partire con loro verso la stazione. Pietro! La tensione dura un'ora, polizia e carabinieri in assetto antisommossa inizialmente cercano di far capire ai migranti rifugiati nella vicina Pineta che lì non possono stare. I più duri rispondono che di tornare indietro non se ne parla, inizia lo sgombero, una ventina in tutto le persone portate via, qualcuno inizialmente salito sui pullman con la forza riesce a scappare sfruttando la confusione, alla fine ci sono 2 arresti per resistenza al pubblico ufficiale e 2 agenti lievemente contusi. Ora la situazione sembra essere tornata alla normalità, i migranti, 150, sono ancora lì con i loro cartelli, noi non torniamo indietro. Le avvisaglie che sarebbero state, ore non facili, erano evidenti già ieri sera, quando in stazione gruppi di immigrati si erano riuniti per decidere che cosa fare dopo il rifiuto del governo francese di non farli passare dal confine. E sempre ieri sera, in comune a Ventimiglia, il prefetto, il sindaco e alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine si erano riuniti per fare il punto dopo che nel pomeriggio in prefettura d'Imperia l'incontro tra il prefetto italiano e quello francese non aveva sbloccato la situazione. E questo che vi mostriamo è il documento con il quale la regione ieri sera ha detto no alla richiesta firmata da comune e prefetto di 10 volontari per agevolare e garantire la prosecuzione delle attività di assistenza che intanto tra cittadini italiani, qualche francese e alcune associazioni proseguono senza sosta.